Il paradiso delle signore 2, ottava puntata, chi ha ucciso Rose?. Anticipazioni in paradiso delle signore 2, ottava puntata, la morte di Rose. Il paradiso delle signore 2 si avvia alla conclusione, mancano solo 3 puntate alla fine. Intanto gli ascolti crescono di settimana in settimana. Cosa succederà nell'ottava puntata de Il paradiso delle signore 2? Il grande magazzino è in fermento per l'arrivo di Rockefeller con cui Pietro Mori intende entrare in affari. Al suo posto arriva Frank, il marito di Rose. I due si lasciano, Teresa è preoccupata. Il nuovo commesso si convince che Roberto sia omosessuale come lui. L'uomo, per nascondere questo suo segreto, chiede a Silvana di sposarlo. A causa della drammatica situazione in Ungheria dove c'è la guerra, la gente non esce di casa e il paradiso è sempre più vuoto. L'idea di Teresa di farlo diventare un punto di raccolta per gli ungheresi si rivela un successo. Corrado perde a Lascia ora doppia perché Clara non è lì con lui. Rockefeller, grazie a Rose, va a visitare il paradiso. Teresa non è felice, non vuole accanto a sé un uomo disposto a tutto per gli affari. Arriva il padre di Rose e la costringe ad andare a Parigi con lei. Vittorio e Teresa sono sempre più complici e Pietro fatica a tenere a freno la sua gelosia. Il paradiso delle signore 2, ottava puntata, Pietro nei guai. Teresa e Pietro partono per una vacanza ma Rose rovina i loro piani. Rockefeller è a Roma e lui e Rose devono raggiungerlo. Corrado, dopo aver perso alla Sciaura doppia, si chiude in se stesso e non vuole vedere nessuno. Una rapina sconvolge il paradiso, Pietro si precipita a Milano. Andreina invita Vittorio a sedere nel palco riservato alla famiglia Mandelli alla prima alla Scala. Le anticipazioni dell'ottava puntata de Il paradiso delle signore 2 svelano che, nel primo episodio intitolato I duellanti, Pietro e Vittorio litigano a causa dell'esibizione di scherma organizzata dal pubblicitario per festeggiare le vittorie degli atleti azzurri alle Olimpiadi di Melbourne. Pietro viene informato dalla polizia della morte di Rose. Il principale sospettato del suo omicidio è proprio lui. Nel secondo episodio, presunto innocente, Pietro viene rilasciato con l'obbligo di non allontanarsi da Milano grazie all'intervento di un misterioso avvocato. Come se non bastasse, la fabbrica di Pietro che si trova a Biella rischia di essere travolta dalla piena del fiume. Dopo la rapina, nuovi guai in vista per Pietro Mori. L'appuntamento con l'ottava puntata de Il paradiso delle signore 2 è per martedì 24 ottobre in prima serata su Rai 1.